Sono le 4, la gente sta imbarcando. Sono le 4, la gente sta imbarcando. 2.43, 2.44, 2.45, 2.45, 2.46. Buchi al treno, a quello delle 9. Va bene. E se vuoi, mi raccomando, la lavandaia, naftalina, e pantalone a smacchiare. Di qui manca l'indirizzo, scrivilo tu, è il solito. Qua ci metti un francobollo espresso e li buchi alla stazione, Sta bene, comandante. Ci rivedremo fra 40 giorni. Alfa Tauri. Grazie, comandante. Le 8 zone di agguato del nostro settore dobbiamo mantenerle anche dopo le ultime terme. Questo per me vuol dire diminuire i giorni di sosta dei sommergibili alla banchina ed aumentare quelli in mare, in missione di guerra. Per voi vuol dire una cosa sola, nuovi sacrifici. Ma per la gente dei sommergibili sacrificio non è parola nuova. Tu, De Paulis, hai ancora 3 giorni di lavoro, vero? Sabato. Signor sì, comandante, sono pronto sabato. Va bene. Tu sei rientrato con 5 casi di febbri reumatiche. Sì, comandante. E per il materiale hai chiesto 9 giorni di lavoro, no? Sì, 9 giorni. Beh, allora avremo il tempo di sostituirti il personale. Tu sei a posto con tutto? Sì, con tutto tranne... Con la licenza. Già. Potresti mandare oggi il primo turno? Sì, comandante. L'elenco è pronto? Sì, lo leggo ora all'assemblea. Va bene. Grazie. Siete liberi. Zelik, scusa, ti prego, resta qui un momento. SV! Dove mi hai messo l'asciugamani? SV! Leggerò tra poco la nota del personale dell'X3 che va in licenza stasera. A metà missione l'X9 doveva trasmettere un segnale speciale dalla zona H. Se anche oggi alle 12.30 non ricevessi nulla, non ci sarebbe più da sperare. Io ho segnalato l'X8 di spostarsi più a sud, ma da solo non potrebbe mai tenere 2 zone. La zona H rimarrebbe scoperta lo stesso. Col tuo X3 tu sei l'unico pronto. Ho bisogno di aggiungere altro. No, comandante, sta bene. Attenti alla lettura del primo turno di licenza. Marinaio segnalatore Renzi, motorista Vanni, capo silurista Giaretto. E per l'X4? C'è un fonogramma della stazione vedete. Ore 8, avvistato sommergibile nazionale con rotta rientro codesta base. Va bene. Ferito a bordo. Un ferito provvedete a bordo. Provvedete, panchina, autoambulanza, e... barella. Alzando un segnale. Alfa Tau. Comando gruppo, entra sommergibile X4, Alfa Tau arriva. Ricevuto. Attenzione, rientra l'X4 col segnale di combattimento vittorioso contro unità da guerra. Sarà alla panchina tra poco. La gente libera di servizio si disponga per il saluto alla voce. Oh, SV, a preparare i bagni! Dov'è SV?
tenda di scheggia. Guarda come se l'è tirata a lucido stamattina. O se vuoi, dove tu gli hai grattato, io dovresti stivare. Largo! Ordine del giorno numero 7, articolo primo. Il marinaio ai servizi vari, detto SV, rifiuta di dichiarare come si trova proprietario di un paio di stivali. Morale, li ha fregati. L'individuo è uno sciacquavazzo. E perciò porta abusivamente gli stivali che spettano i sommergibilisti imbarcati. A me mi ha detto, toccami una ragazza, ma gli stivali no, se no ti gonfio un occhio. Esaminati i fatti, l'assemblea conclude che SV tiene nei suoi stivali l'illusione di essere un sommergibilista e ci offre di cuore un distintivo d'onore. Era l'X9? Sì. Camminava in superficie anche lui. Attraversava la mia zona per raggiungere la sua. L'X9 aveva il mare di fianco e sbatteva forte. Appena ci vide, accostò un... C'era mare? Un mare fottuto. Olga. Parla del sommergibile di tuo marito. Il comandante nostro prende il megafono e ci fa. Pronto niente? E il comandante dell'X9 ci risponde, sì, tutti i piatti. Prestami una dozzina, te la do al ritorno, con gli interessi, con la pasta asciutta dentro. E sull'X9 andava tutto bene? Sì, mi disse che materiale alla gente gli andavano bene. Perché? No, niente, continua. Dopo il passaggio dell'X9, per altri 8 giorni, niente. La notte del 24... ho avuto l'incontro con il caccia inglese. Alla terza salva gli abbiamo sgnaccato tutti e 2 colpi a bordo. Il caccia ha sbandato forte e ha preso fuoco, ma continuava a sparare come un dannato in mezzo a una nuvola di fumo. Avevo 3 feriti in coperta quando il guardia marina Alessi mi è caduto ai piedi, una scheggia in fronte. È stato allora che dietro al fumo mi è sbucato un altro caccia. Veniva avanti a tutta forza, dritto a spaccarmi. Ho fatto rapida immersione. I feriti ce l'abbiamo fatta a cacciarli giù, ma il corpo di Alessi non c'era più tempo e l'ho abbandonato in mare. No, non l'hai abbandonato. Non potevi fare altro. Non so, comandante. Nell'altra missione ho perduto un sottufficiale. Perduto, ma... in condizioni diverse. Lo lasciammo con gli onori militari, con una corona di fiori appassiti messi insieme dall'equipaggio. Alessi lo abbiamo lasciato nella zona di senza un saluto, col solo fiore dei suoi 20 anni. Bene,
Hai bisogno di nulla adesso? No, grazie, comandante. Solo notizie da casa e un buon bagno caldo. Già, i due grandi desideri di chi ritorna. La rapida immersione devo fare una trentina di secondi. Devo fare appena, per caccia in lei, per passare in sola. È sicuro? Ti vuole il comandante del gruppo? Equipaggio X3, dopo la doccia, alla visita medica di controllo. Tu hai in consegna la roba degli ufficiali in missione, vero? Sì, sì. Allora, la roba del guardiamarino Alessi dovresti... Va bene. Sono le 11. Sì, le 11. Ti prego, d'ora vuoi finire tu questa fasciatura? Grazie. Olga, dimmi un po', perché quando tuo marito è in missione tutte le mattine alle 11 e tutti i pomeriggi alle 5 lasci qualunque cosa per correre qui alla finestra a veder passare gli ufficiali dei sommergibili? Detto tra di noi, c'è qualcuno che ti interessa? Ah, sì, tutti. Perché alle 11 e alle 5 mi danno notizie di mio marito e senza che io le chieda. Se un giorno, Dio lo guardi, ne arrivasse una cattiva, i suoi compagni passando qui sotto non potrebbero fare a meno di girarsi verso la mia finestra. Se passano e non guardano, è come se mi dicessero: stai tranquilla, tutto va bene per lui. E... metallica, una fotografia di donna in cornice di legno chiaro. Marinaio, silurista, palestieri, Francesco. Per ora la roba la tieni qui in deposito. Non si sa ancora dove spedirla. Parenti diretti non ne aveva e non risulta nemmeno se avesse una persona cara. Lascia tutto qui e chiudi. Ma sei sicuro che questo indirizzo va bene? Va bene. Informerò il comando gruppo. Non vedono la famiglia da più di un anno. Ci saranno dei papà che non hanno conosciuto l'ultimo figlio. Sì, c'è il capo silurista. Ne ha avuto un bimbo 10 mesi fa, ma non è l'ultimo, è il primo. E dopo 15 anni di matrimonio. Non gli pare quasi vero di sentirsi chiamare papà.
informante. C'è una comunicazione circa l'X9. Vengo subito. Vi prego. Da una comunicazione nemica intercettata? Sì, e poi? Sì. Sì. Ricevuto. Equipaggi, il sommergibile X3 va ad agguatarsi negli stessi abissi da cui l'X9 non è più emerso. Nelle profondità di quel mare porterà il segno della incrollabile fede dei vivi e del loro sacro impegno di rivendicazione verso i morti. E qui sta arrivando, bisogna metterlo subito in bacino. Sta bene, comandante. Ero in superficie e stavo finendo la carica quando mi arrivano addosso quattro apparecchi. Uno l'abbiamo piccato giù a primo acchito. Mentre mi stavo dando da fare con gli altri, mi sbuca un miglio il periscopio di un sommergibile. Un giochetto già organizzato. Gli aerei dovevano distrarmi e obbligarmi a rimanere in superficie, mentre il sommergibile 4-4 di sotto doveva farci la festa. Credo che con quello stesso giochetto hanno fatto fuori l'X9. Certamente, comandante. E tu? Come te la sei cavata? Per le bombe degli aerei la probabilità era 1 su 10. Ma la nespra del sommergibile era garantita e mi sono buttato sotto a pesce. Il siluro ci è passato sopra la testa. Ero andato sotto bene quando una bomba d'aereo... Cioè una di quelle su 10? Già. Mi ha preso a poppa dritta, una sberla che sembrava ci avesse spaccato in due. Circuiti elettrici per aria, buio completo e una grandine di roba che si staccava dalle pareti. Una vera ruzza. Il battello si è presentito subito? Ce lo siamo sentiti scappare sotto i piedi. Andava giù appoppato così come una saetta. E c'erano 2000 metri di fondo in quel punto. Quando ce l'ho fatta a fermarlo e raddrizzarlo, lo scafo scricchiolava già da tutte le parti. E quando abbiamo potuto accendere la luce e dare un'occhiata al manometro, ci siamo guardati in faccia. La lancetta era fuori scala. Il capo silurista ha accarezzato lo scafo e ha detto: per l'acciatura l'X3. E ci siamo messi tutti a ridere. Comando gruppo. Comando gruppo. La palla dell'X3 sta affiorando. Thank you.
Tutto deciso, comandante. Il lavoro lo faranno gli specialisti della Senato. Ah, meglio così. L'equipaggio può passare a terra, comandante? Sì, teniamolo il più possibile all'aperto. Prendano aria e non soffocino d'acqua. Va bene, comandante. Ordini? Grazie, vi riunirò più tardi. Lo scafo interno ha risentito quasi niente, no? No, niente. Qualche chiodo alla scatola e un paio di bugne, ma roba da poco. E per lo squarcio esterno cosa avete deciso? Ci salgiamo sopra una lamiera di un paio di metri quadri, è la cosa più sbrigativa. Lavorando con due turni tutta la notte, saranno pronti e potranno ridare acqua al bacino domani a mezzogiorno. Va bene, grazie, signore. Beh, credevi peggio, no? Non credevo davvero di essere pronto in un giorno. Sì, ma domani è pronto anche l'X5, mando lui in zona H. X3 rimane qui e la gente si fa i suoi turni di licenza come era stabilito. Mi stai a sentire o no? Sì, sì, comandante, ma la mia gente non ci pensa più alla licenza ora. E nemmeno all'aereo che ci ha fatto quel regaluccio. Pensa solo al siluro che a noi è passato sopra la testa, ma all'X9. Con quel sommergibile ce la dobbiamo vedere noi ora. Nella zona H, comandante, ci torna l'X3. Tutta la gente negli alloggi a terra. Portare brande e vestiario al soleggio. Capo Siluro. Comandante. Dite agli ufficiali che mi raggiungono nella mia stanza. Va bene, comandante. Ah, Geretto. Comandante. Vi piacerebbe andare a conoscere il vostro primo figlio? Comandante, per conoscerlo lo conosco già. Mia moglie mi manda una fotografia ogni 15 giorni. L'ho visto crescere sulle pareti della mia cuccetta. Ma ora... Ma ora che cosa? Hai imparato a dire papà. Ah sì? E mi piacerebbe sentirlo. Ehi, adagio lì, eh? Quello si chiama Ciccio come mio figlio, comandante. È di buona razza e me lo sto allevando per quell'appuntamento che abbiamo laggiù in zona H. Domani alle 12 ridanno acqua al bacino. E al tramonto partiamo. Il comando gruppo ha concesso 30 ore di permesso a tutti. Io non ho la mia famiglia, le vostre mi pare sono così lontane che non faresti in tempo ad arrivare, no? Ecco, e allora si potrebbe rimanere tutti insieme e fare una rapida immersione a terra. Ci siamo quasi scordati di quello che si fa fuori dell'acqua. Vi va l'idea? Ho capito tutto. E allora, libertà di manovra e domani a mezzogiorno appuntamento qui, va bene? Agguanta un momento. Però con la promessa che quando ci ritroveremo tutti qui, ognuno dirà quello che ha fatto. E intanto, come anticipo, che farà il nostro guardia marina? Proporrei di procedere per via gerarchica. Cosa farà il nostro comandante? Vabbè, io ne approfitto per andare in un paese qua vicino dove ho una sorella sposata. E l'ufficiale in seconda? Beh, io, non avendo una sorella qua vicino, me ne vado in una grande città. Grande albergo e grande letto con materassi di piume. Ti faccio una giornata da gran signore. Ah, se è per questo avrai stanze, saloni e camerieri a tua disposizione. Chi vuoi che abiti nei grandi alberghi oggi? Ti consolerai? E non è sbagliata l'idea, un grande albergo vuoto può essere davvero consolante per uno di noi. Può far venire voglia di dire, beh, la guerra ha obbligato un po' tutti a qualche rinuncia. E il nostro brillantissimo ufficiale le armi, dove andrà in caccia? Ah, caccia le farfalle, comandante. Brillantissima idea. E il guardia marina che cosa ci racconta? Io, comandante, se permettete, vorrei andare a conoscere la mia... assistente spirituale. Una certa signorina Laura che non gli ha mai voluto mandare nemmeno una fotografia. Ah, e dove sta? In un paesetto di montagna, comandante, in mezzo alla neve. Per arrivarci tre coincidenze di treni e un autocorriere. Va bene, se ne vale la pena perdi pure la testa, ma al ritorno non perdere le coincidenze. Grazie, comandante. E l'ingegnere? Io, comandante, vorrei approfittarne per mettere a posto una mia questione intima. Avete bisogno di nulla? No, grazie, comandante. È una cosa che devo sbrigare da solo, anzi, se permettete, avrei una certa urgenza. Andate pure, ingegnere. E molti auguri. Grazie, Alfa Tau a tutti. Alfa Tau. SV. Via Dora numero 18. Speriamo di trovarlo. Perché non sapete dov'è? Lo so, ma sempre dobbiamo sperare. Allora speriamo e andiamo. Andiamo, come lo fa?
voi dove andate? Io al grande albergo. Beato voi, un appuntamento urgentissimo. Fuori Porta Tigra, su, andiamo, presto. Ferma! Ehi! Arrivederci e grazie. Questo era il numero 18. Il bombardamento di giovedì. No, di sabato. Dite un po', l'ingegner Corsi e la moglie, dove sono andati? La moglie è stata alla suocera. Ah. L'ingegnere dice torna domani. A che piano abitavano? All'ultimo. All'albergo. All'albergo. No, passiamo prima a fare un telegramma, poi... A una pensione. Vi porto io una pensione, alla pensione del generale. Del generale? Sì, signore, il generale, è la padrona, così la chiamano. Va bene, e andiamo dal generale. A voi, me lo fa. Signor Genuai, la pensione sta all'ultimo piano e sta vicino al porto. Quando vengono l'aeroplano lì, è brutta assai. Non fa niente, va bene lo stesso. Me lo fa. Il signore ha detto che va bene lo stesso. Buongiorno. Babbo e mamma dove sono? Beh, la bocca l'avete solo per mangiare? Mamma è a lavorare nel campo. E il babbo? Sta alla guerra. Ah, allora tu sei il capofamiglia. No, c'è il nonno. E questi sono i tuoi fratellini? Sì. E questa campagna è vostra? Non ci rispondere, è quello delle tasse. Oh, la vita è diventata impossibile, è una cosa tragica. Oh, non si riesce a trovare niente, non si riesce più nemmeno ad essere puntuale per una persona precisa come sono io. Oh, oddio, ho dimenticato di avvisare mia zia che sto fuori a colazione. Taxi, taxi! State tranquillo, quando fa tempo di pioggia e vento di terra non c'è pericolo, non vengono l'aeroplano. Andate dentro, io mi metizzo a Cleopatra e vengo subito. Lavorare 2 ore al giorno per i soldati, le donne lavori di lana, gli uomini confezione di fatti, eccetera. Quarto, proibito parlare di politica e strategia. Quinto, rinuncia ad un piatto pro opere assistenziali. Accettate? Un signore ha detto, sì, sì. Rispondete quando interrogate e toglietevi il berretto. Ma non te lo giuro, no. Questi sono miei pensionanti, i documenti personali me li consegnerete tu alla pensione, dopo l'allarme. Posto numero 7. Vedete? Voi, il vetturino, cosa fate impalato come una mummia? Andate al vostro posto, panca servizio, lì. Ah, sì, io ci sono. Le donne comincino i lavori, gli uomini aiutino. Colonnello? Colonnello? Oh, scusate, signor Italia, scusate. Arrivate dalla montagna? Eh? Eh? Ah, sì. Dal mio paese.
Ed è la prima volta che vi trovate? Beh, tenete questo e non ci pensate, è meglio. L'altro giorno, al posto dove state voi, c'era un signore che ci pensava troppo. E alla fine dell'allarme l'abbiamo trovato morto. Eccolo lì! Ferma! Puntuale? Puntualissima, sei un amore. È il regalo che mi dovevi portare. Oh, è rimasto sulle gambe di quel signore nel taxi. Il pacco. Oh, scusate. Andiamo al grande albergo? Andiamo. La mia stanza, prego. Ci spiace, ma non abbiamo posto. Ma io ho prenotato per telefono una stanza con bagno e mi avete assicurato. Chiamate il direttore. Lo informo subito, vi prego di attendere. Stanza numero 11, vi faccio accompagnare. Grazie, vorrei mangiare subito. Piacente, signore, ma la sala da pranzo è occupata per una colazione di sportivi. Fatemi servire intanto. Va bene, signore, ma non subito perché... Ma, insomma, almeno un panino si può avere subito. Cercherò di accontentarvi, signore. Desiderate altro, signore? No, grazie. Desidero rimanere un po' tranquillo e basta. Equivoco, ma in effetto la stanza era prenotata dal signore e non so quale altra soluzione prospettarvi, essendo occupate anche le stanze del personale di servizio. La signora rimane qui, io mi adatterò in un modo qualunque. Accomodatevi. Bomba incendiaria. Ah. Volete misurarvelo un po'? Le incendiarie le buttano sempre in ultimo. Vuol dire che tra poco sarà finita l'allarme. State meglio? Sì. Vi sta bene, sembra fatto proprio per voi. Peccato che non è destinato ai giovanotti che stanno nei rifugi, se no ve lo regalerei. Una parte della signora del numero 1. Ah, grazie. Rassettare e pronti ad uscire. Pronta? Ritti. Buongiorno. Scusate, la villa della signorina Laura Altieri. Eccola lì di fronte, grazie. La signorina Laura è a sciare con sua zia e non torneranno prima di un'ora. Volete accomodarvi in salotto, signor Benetti? Grazie. Accomodate.
andate a sciare? Se non hanno cambiato idea, sì, signor tenente. Alla capanna degli sciatori, sulla montagna lì di fronte. Ah, e potreste rimediarmi un vestito e un paio di sci? Proverò, signor tenente. Razza italiana. Religione? Cattolica. I documenti. Ecco. Ah, ma voi siete il comandante del sommergibile? Sono in missione segreta, qui è per poche ore. Nessuno deve sapere che sono un ufficiale. Comandante, per i segreti della patria, la mia pensione è una tomba. Va bene. E posso uscire un momento? Ritorno subito. Certo, come se foste in casa vostra, vi prego, accomodatevi. Comandante. Grazie, signora. Italia. Italia. Antonietta, Rosina, passate tutta la roba della signorina Alicia dalla stanza grande allo stanzino. La stanza grande per il nuovo arrivato. Su, presto, prima che tornino le due ragazze. Altro? No, signora. Porta di là la biancheria da letto. Sì, signora. Vai di là tu, ci penso io alla roba della valigia. Sì, signora. Dì un po', Alicia, dove credi che il generale abbia messo quel capone di montagna? Vedrai che l'ha sistemato nello stanzino vicino alla mia camera. È l'unico libero. Ah, senti. Cioè, lì mi voglio proprio divertire. Questa notte non gli faccio chiudere occhio. Lisa, gli organizziamo un allarme finto. Magnifico, appena vado a dormire. Ah, sì, ci mettiamo d'accordo adesso. No, aspetta, prima studiamo la situazione e poi combiniamo. Faccio il letto alla signorina Lisa? No, lasciale le lenzuola e basta, se lo farà da sé. C'è posto per me? No, ma c'è una novità. Lo sappiamo, ce ne saranno delle altre stasera. Oh, guarda, gli aggiustano lo stanzino. Oh, guarda un po' anche tu. Ma questa non è la mia roba. Ma pare anche a me. Oh, questa. Signor Italia, signor Italia, mi hanno cambiato la stanza. Avete ordinato voi? Sì, è inutile gridare con una padera. Se non vi soddisfa, cambiate aria. Fatto il sapere, fatto, si chiama violazione di domicilio. La stanza l'avete in titolo io e voi non avevate il diritto di farmi sgomberare. La padrona sono io qui e posso destinare le stanze come mi pare. Voi avete un solo diritto, quello di andarmene se non vi soddisfa. Ah, roba che ti rivolta lo stomaco. Ma preso per una stupida. Già, ci voleva stai a capirlo. Il portafoglio imbottito, il pecoraio paga bene, eh? Tutto per la patria, tutto per il denaro ci dovrebbero scrivere sui muri di questa pensione. E lui poi, che schifo, fa scomodare una donna mentre gli uomini belli e grossi come lui dormono nelle trincee in mezzo al fango. Dov'è la padrona? Di là, nello stile. Incredibile. Dov'è il guanto di lana? Quale guanto? Ma come, quello che lavoravo nel rifugio, cos'è? Non conosci più neanche tu ora. Ce l'hai il pecoraio. Ma va. Ma sì, quando siamo venute su dal rifugio, è rimasto a lui. Ah sì, eh? Voi state bene dove dico io e basta. In questo caso? Chi comanda a bordo? Io. E qui comando io. Ma la signorina... La signorina è donna e le donne hanno bisogno di strillare. Poi si calma. Ecco, sentite, si è già calmata. Beh, cosa hai fatto? Non l'hai trovato? Lì. Eh? No, non l'ho trovato. Non c'è. Ma sei passata adesso? Cos'ho? Ma niente, cosa vuoi che abbia? Mi sono stancata, devi anche tu, no? Ora lasciami un po' sola, la roba la metterò a posto dopo. Ma
Buongiorno. Buongiorno a voi. Bella bestia, come si chiama? Valanga. Scusate, la capanna degli sciatori è questa? Sì, è questa. E la signorina Laura e Sofia sono qui? No, sono venute ma sono andate via. E dove sono andate? Eccole là, sono nel paese. Ferma, ferma! Di là non le pigliate, è lunga di là! Buttatevi giù di qui, c'è qualche salto ma arrivate a casa prima di loro! Cosa magnifica, chi l'avrebbe detto? Ma siete proprio voi, fatemi vedere, come state, come state? Bene, grazie, solo un po'. Siete benissimo, una meraviglia, devo dire. Siete di Vicenza, vero? No, veramente. Venite qui. Oh, no, 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 un momento, voglio vedervi ancora un po' così. Ma che bravo, ma che sorpresa, che cosa magnifica. Ah, il nostro caro guardia marina, quanto abbiamo parlato di voi. Accomodatevi. Avete fatto un viaggio, ditemi di voi ora. Un viaggio un po' lungo, ma... Ma comodo, vero? Siete arrivati in corriera, no? Un servizio magnifico. Ah, ma sapeste che lotte per averlo. La incomprensione della gente di paese, la mentalità, il vecchiume che c'è qui, non avete idea, è incredibile. Una vera campagna, proprio una guerra ho dovuto fare lottando contro tutti e... Salute, ditemi, vostra nipote Laura? Sì, sì, mia nipote, non è più con noi ora. Ma non è lontana da qui? Un po' lontana, sì. È in Giappone. Ci andò 6 anni fa, appena sposata. Ha 4 figli ora. Laura? Ecco mia zia. Questa è la nostra guardia marina, ma che cosa magnifica! In una così eccezionale occasione sarebbe ingiusto dimenticare che il nostro comitato è tra i pochi che siano riusciti a portarsi vicino ai combattenti, tra i pochi cioè che abbiano veramente capito ciò di cui hanno bisogno i nostri giovani, non solo nelle trincee o sulle navi, ma anche in quelle ore che li riportano a contatto con il mondo degli affetti, delle aspirazioni e dei sogni di vita. E con legittimo orgoglio... Che c'è? Vengo da parte di tutte le compagne. Volevamo chiedere se la raccolta della lana per i soldati possiamo finirla domani. Domani? Domani? Madalgisa, non ti rendi proprio conto della figura che fai dinanzi a questo giovane della marina che conosce ogni sacrificio. Madalgisa, di' alle tue compagne che ordino a tutte di continuare la raccolta. Via! Oh! Tenetela, ti porterà fortuna! Grazie! Buon viaggio! Addio! No, no. Tra due persone che si conoscono così poco, tutte le curiosità sono giustificabili. Per esempio, come mai non siete in guerra? Per la guerra, signora, occorrono 2 categorie di uomini. Quelli che usano le armi e quelli che le procurano a chi le usa. Fabbricante di armi. Perché sorridete?
me l'immaginavo... un po' diverso. Una sigaretta? No, grazie. Uno scheggio. E come? Mentre volevo conoscere Crazza di Merce Fabbrico. E voi? Cosa conoscete della guerra? Non ho né parenti né amici in guerra. E quando non si hanno affetti o interessi diretti, la guerra è un po' un mondo lontano. E non avete mai sentito il bisogno di avvicinarvi? Ma assistenza spirituale ad un combattente, per esempio. Per una signora è un'assistenza un po' pericolosa. Si può finire con non far del bene né a noi né all'assistito. Come infermiera, allora? Oh, ci vogliono le attitudini. Io non saprei ricucire nemmeno uno strappo sulla giacca di un soldato. Credo che non saprei dar nulla ad un soldato. Pensate male di me, vero? Non penso male di voi. Non ne avete colpa. Pensavo a quei tempi in cui si diceva che la prossima guerra sarebbe stata spaventosa. L'avremmo sentita tutti da vicino, dal mare, dall'aria, su ogni metro quadrato del nostro paese. Invece, ecco una guerra con i fronti della lotta materialmente così lontani da noi, da sentirla solo se vediamo chiudere una finestra per l'oscuramento o se ci occorrono dei tagliandi per mangiare. Non ne avete colpa. Se un giorno vi capitasse di trovarvi in mezzo dei soldati, di sentire da vicino il tanfo delle armi e del sudore che porta addosso un combattente, forse anche voi sapreste cosa dare. Le unità del terzo settore, manovrando nella notte in un uragano di pioggia e di fango, aggiravano la posizione da sud, determinando all'alba il crollo dell'intero schieramento. Abbiamo letto il bollettino straordinario diramato dal quartiere generale delle forze armate. Sedete. Se le unità del terzo settore avessero fatto l'aggiramento da noi... Oh, scusate, signor Italia, scusate, perdonatemi. Scusate, non mi sento bene. Legge. Sviluppi della nostra offensiva. Arriviamo fra 5 minuti. Orario? Sì, orario. Sulla rotta di rientro, 2 nostri caccia abbattevano 3 Spitfire. La guerra sul mare. Un nostro sommergibile impegnato in combattimento contro alcuni aerei veniva attaccato di sorpresa da un sommergibile nemico. La nostra unità riusciva ad evitare con un siluro, ma veniva colpito da una bomba di aereo. Rosa! Si è addormentato adesso. Ciccio! È proprio un bel signorotto. È un tesoro. Siedi, non sei stanco? No, non sono stanco. Mi piacerebbe sentirmi chiamare. No, no, per carità, non lo svegliare. Se si sveglia da solo, sì. È così nervoso in questi giorni. Mette i dentini.
Vi occorre nulla, comandante? No, grazie. Vado a fare due passi fuori, ma rientro subito. Veglia alle 5, avete detto? Sì, mi raccomando. Devo prendere il treno delle 6 e 20. Oh, riposate tranquillo, comandante. Buonanotte. Buonanotte. Cosa fattura vi trovano qui? Andatevi, muovetevi, andate via! Comandante! 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 È rimasto fuori! Speriamo di rivedervi ancora. Ci auguriamo che le fabbriche d'armi possano concedersi presto un po' di riposo. Me lo auguro anch'io, signora. Buonanotte. Rosa, ho ancora poco da stare. Rimaniamo qui a guardarlo. Oppure... Deve essere un ufficiale di marina, sono sagome di sommergibili. Scusate. Prego, il signor Delino è andato via? Sì, signora, deve essere già alla stazione. Ah. Parte ora. Necessario a un comandante di sondaggibile per buttarsi in mezzo a una formazione sia maggiore di quello mostrato da voi stanotte? Me ne rendete conto o no? Pensate un po'. Avete voluto rimanere sola quassù sotto il doppio pericolo delle bombe e di un uomo. Ma il mio non è coraggio. Ho sentito che non potevo lasciarvi partire senza vedervi. Ecco, vedete. Non ve ne rendete conto, non lo sapete nemmeno voi. Nessuno sa che cos'è il coraggio. Si può sapere soltanto che di questa cosa ne occorre molto meno se a terra non abbiamo lasciato legami né sentimentali né materiali. Strano.
Si direbbe che stanotte sia stata proprio la guerra a metterci in condizione di crearle fra noi due. Ma quella valigia pronta e quel giornale pare che siano rimasti lì sopra a fare buona guardia, come se ci ricordassero che non è possibile, perché tra noi e i nostri sogni c'è la guerra. Comandante! Comandante, sono le 6 e per arrivare alla stazione ci vogliono 20 minuti andando da solo. Non vuoi che venga alla stazione? No. Poi lui rimane solo, poverino. Ci rivedremo presto. Stai su, va. Cos'è? Un disco. Non avete il grammofono a bordo? Ma chi ha detto di suonare dischi a bordo? Questo lo suonerai, sono sicura. C'è la sua voce. L'avevo fatto incidere per mandartelo. Sì. Dice papà. Via oggi l'X3. Già. Il cuoco è all'ospedale con la febbre a 40. Lo so. Io, quando ero alla batteria di Punta Croce, ero in servienza un pezzo, ma ho fatto anche il cuoco. Vai dall'ufficiale in seconda. E fatti imbarcare sull'X3. Va bene. Gesù, vieni qua. Dove vai? Vieni a preparare il tuo bagno. Avanti. Buongiorno, comandante. Bentornati. Novità? Il personale in permesso è rientrato, comandante. E l'ingegnere? Buongiorno, comandante. Oh, eccolo qua. Beh, la questione è privata. Rimessa tutta a posto, comandante. Beh, allora sentiamo un po' come è andata per voi altri. Per me niente di speciale. Sono stato da mia sorella una giornata tranquilla in famiglia, come deve essere il programma. E il viaggio del Guardia Marina? Ma... abbiamo visto la fotografia. Materiale di prima scelta, comandante. Ah, allora complimenti. E speriamo che...
mezzo, andiamo un po'. Idrofoni! Nei settori di poppa mi rispondono molte eco a distanze varie. Verso prua, l'eco di 9 corpi in allineamento. Ad uguale intervallo? Sì, circa. È andata bene. L'abbiamo scapolato quasi tutto il campo di mira. Ad andare avanti alla peggio possiamo incrociarne una dell'ultima fila. Sentiamo. Sentiamo. Prora. Camera lancio prora. Rimetto in moto. Avvisarmi appena sentite il minimo rumore sullo scafo. Va bene, comandante. Locali, attenzione. Chiudere le porte stagne. Pari avanti minima. Pari avanti minima. Rotta 260. Resta in quota. Resta in quota. Ferma le macchine! Pari dietro mezza, attenzione all'assetto! Indietro mezza! Pari ferma! Ferma! Ci siamo, abbiamo preso il cavo di una mina. Controlliamo a che punto sei impigliato. Qui nel locale motori, vado a sentire qua. Va bene, io muovo un po' il battello in quota. Mare compenso 200. Mare compenso 200. È qui, comandante. Deve aver incocciato in qualche slapatura del bottaccio. Non si può fare niente dall'interno? No, si potrà tentare solo dall'esterno. Pronto, vai. Pronti all'allagamento, avvisa camera di manovra. Manovra, allaghiamo garitta. Ricevuto. Allaga garitta. Allaga garitta. Apri portello. Apri portello. Manovra, ruote fuori. In superficie. Recuperiamo subito l'uomo, avvisatemi appena pronti. Manovra, l'uomo sta rientrando. Manovra, rumore di turbine in avvicinamento. Deve essere il caccia di vigilanza. Ha visto venire sulla mina. Poppa, poppa! L'uomo è impigliato con la maschera nel portello, comandante. Rumore di altre due turbine in rapido avvicinamento. Gandaglio, dammi i fondali.
Potete mettere sotto la figlia, comandante. Poppa! Poppa! Se ci pizzicano qui, ci restiamo. Devo buttarvi fuori dallo stretto in fondali più alti. Io metto in moto. Ma l'uomo è ancora fuori, comandante. Andiamolo, siamo vicini a terra. Se la caverà. Ma non è possibile, comandante. È impigliato nel portello. Se non ce la fa liberarsi, ce lo trasciniamo giù con noi. Manovra, manovra. Le turbine dirigono su noi. Ci sono quasi addosso. È riuscito a liberarsi. È dentro! Chiudi il portello! Chiudi il portello! Manovra, l'uomo nella garitta! Ricevuto! Macchine, pari, avanti tutto! Avanti tutto! Vuota garitta! Vuota garitta! Idrofoni, avvisare, veni caccia, fermano le macchine! Ricevuto! Timoni via così! Timoni via così! Lo scandaglio, mi dia sempre i fondali! Bene, comandante! L'acqua della garitta? Avanzano senza pompa il sentino, comandante! Va bene! 50 metri, i fondali aumentano rapidamente! Siamo fuori dallo stretto! Timoni, ascendere, approvamento 5 gradi! Manovra! Manovra! Le turbine rallentano! Hanno fermato! Ferma le macchine! Ferma le macchine! Ferma tutti i macchinari! Le macchine sono ferme! Ventilazione ferma! Tiro bussola ferma! È fermo! Va bene. Idrofoni attenti appena rimettono in moto. Ricevuto. A tutti i locali, siamo sotto caccia. Evitare il minimo rumore. Sveglia! Sono in Giappone? Sì, fra poco sentirai che nespole. È ora di montare? No, non ancora, ma vai di là a sorvegliare se vuoi che fai il risotto. È l'ultimo mezzo chilo, il comandante vuol fare grande festa questa. Subito. Devono averci individuato, hanno rimesso in moto. Fari avanti tutta forza. Fari avanti tutta forza. Tutta accendere. Timone tutta accendere. Fondali 600 metri. Fondali oltre 1000, scandaglio fuori scala. Il pranzo è pronto, ma il risotto... Ah, l'hai presa la medicina. E come ti senti? Meglio? No, peggio. Stai tranquillo. Vedrai che poi ti fa bene. Il malato sta peggio, comandante. Ma se l'abbiamo rimpinzato di aspirina, chinina e compresse di guaiacò. È proprio dopo tutta quella roba che sta peggio, comandante. Qui ci vuole un consulto. Chiamiamo un po' gli altri. Manovra, Carmagnini e Stella in quadrato. Aria, aria.
Secondo voi altri, che cos'ha il malato? Ma ieri sera aveva febbre alta e mal di testa. Stanotte gli dolevano le articolazioni. E aveva tosse e sudore forte anche. Dunque, sintomi, febbre, articolazioni, tosse e sudore. Ah, ecco qua, febbre di Malta, ci sono tutti i sintomi. Vediamo un po' la cura. Tranquillità assoluta e aria di montagna. Siamo vicini. Dammi il rilevamento. Fermare le macchine. Ferma le macchine. Rilevamento 60. Emergiamo. Ricevuto. Emersione. Ricevuto.
Andate voi a bordo, rimandatemi subito il battello, io ritiro i documenti. Andiamo, su, imbarcatevi. Thank you.
Ecco gli aerei, rapida inversione! Rapida inversione, posto di combattimento! I motori sono avanti tutto! Mitragliere, attenzione! Vieni a dritta, metti la prua sugli aerei! Prua sugli aerei! Tutta la banda! Tutta la banda! Attacco aereo! Chiudere le porte stagne! Prua sugli aerei! Contro, via così, niente più a dritta! Niente qui, niente a dritta! Pronti sui primi due ricognitori! Pronti, dritta e sinistra! Il ricognitore di dritta attacca, mi muore tutto a sinistra! Contro, via così, niente più a sinistra! Niente qui, niente a sinistra! Attenzione! Il paio di bombette che avevano, non tornano più quelli. Attenzione al bombardiere. Viene l'attacco, comandante. Vieni a dritta. Vieni a dritta. Contro il bombardiere. Thank you.
via così, via così! Attenzione a blu, appena lo vedete sparategli addosso! No, non ti aprirà! Vieni a sinistra! Vieni, comandante, la macchina blu! A fuoco, a fuoco! No! Fuoco! A fuoco! A blu, a fuoco! Andiamo io, sono niente, cambiatelo! Mettere l'altra cartuccia che mi piace una sventa ogni buttante. Mi rialzo, ricarico il pezzo. Fuoco! Sarà stata 30 metri. Fuoco! Ma che un accidente! Fuoco! Nulla! Allora io non ci ho visto più. Mi sfilo lo stivale e... Comandante, il bagno. Mano, il bagno è pronto. Sono le 7, la gente sta imbarcando.